Ciao a tutti ragazzi, sono Cristian Colombo per techtutorial.it e questa è la recensione del Sony Xperia Z3 Compact. Vi mostro velocemente il contenuto della confezione di vendita, dove troviamo un cavo dati USB micro USB col suo caricatore per la batteria. Abbiamo delle cuffie stereo di tipo non in-ear, però comunque sono di ottima fattura, e troviamo un cavo OTG per trasferire i dati da un altro telefono al nostro Sony con l'applicazione Xperia Transfer. E per finire troviamo manualistica come solito. Andiamo a vedere il terminale, vi parlo un po' di questo Z3 Compact. È praticamente la versione di Z3 in versione mini, ma di mini ha solo il nome perché praticamente riprende tale quale le caratteristiche hardware del fratello maggiore Z3, però in dimensioni contenute. Infatti le dimensioni sono di 64,9x127x8,6 mm di spessore, il peso di 129 grammi, non è così tanto pesante. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio il telefono, parlando anche di specifiche tecniche. Il design è molto carino, il telefono sta bene in mano, è piccolino, molto ergonomico, bello, i materiali sono molto buoni, è realizzato davanti e dietro in vetro e è molto molto elegante, mi piace davvero tanto. Segue il disegno Omnibalance classico dei Sony. Ha un profilo laterale in policarbonato molto carino, che fa un effetto concavo convesso in base a come lo vedete. Infatti la telecamera si riesce a vedere, sembra che si vede proprio l'effetto bene, molto carino, mi piace. E abbiamo, allora andiamo a vedere nel dettaglio, abbiamo lato destro pulsante accensione e spegnimento classico di Sony, tondo, bilanciere del volume, tasto a doppia corsa per la fotocamera, davvero molto utile. Andiamo a vederlo sotto, abbiamo il secondo microfono per la riduzione dei rumori ambientali, abbiamo uno slot per mettere l'accetto. Sul lato sinistro abbiamo i due sportellini, dove qui troviamo la nano sim e un fogliettino con tutte le certificazioni. Abbiamo qui in mezzo i pin per la ricarica con la docking station e qui lo slot per la micro SD per il caricatore. Infatti abbiamo gli sportellini perché, come sapete, questo dispositivo è impermeabile, certificato al IP68, impermeabile, resistente ad acqua e polvere per un metro e mezzo, fino a un metro e mezzo per 30 minuti. Parte sopra abbiamo jack da 3,5 per le cuffie e primo microfono. Andiamo a vedere sul retro abbiamo fotocamera 20,7 megapixel, sensore Exmor RS for mobile, lente G, grand'angolo da 25 mm, la classica fotocamera di Sony da 20,7 megapixel, però qualcosa è cambiato, più tardi andiamo a vederlo. Abbiamo flash LED, NFC, logo Sony. Davanti abbiamo due speaker frontali, i sensori di prossimità, luminosità, fotocamera da 2,2 megapixel e il display. Praticamente in queste dimensioni, se vi ricordate, il predecessore Z1 Compact aveva un display più piccolo da 4,3, invece questo Z3 Compact Sony è riuscito a metterci uno schermo da 4,6 pollici mantenendo le dimensioni del predecessore. Davvero una scelta molto giusta, così abbiamo ridotto anche le fastidiose cornici, hanno tolto le pellicole fastidiosissime che si graffiavano anche solo a guardarlo, e vi devo dire che hanno fatto un gran bel lavoro. Andiamo a vedere un po' di specifiche tecniche. Questo smartphone ha un processore Qualcomm Snapdragon 801, è un quad core da 2.5 GHz, una GPU Adreno 330, di memoria RAM abbiamo 2 GB, memoria interna 16 GB espandibili, come vi dicevo, tramite micro SD fino a 128 GB, una batteria da 2600 mAh davvero performante. Con la mia giornata stress tipo ho sempre tirato la giornata usandolo parsimoniosamente, si riesce ad arrivare a un giorno e mezzo, addirittura due giorni. Sono rimasto veramente colpito da questa durata perché sono riuscito a fare, vi faccio vedere negli screenshot, sono riuscito a fare sempre, quasi sempre 4 ore di schermo attivo. Andiamo a vederlo, vediamo se lo trovo. Guardate, questa è una delle volte che mi è durato di più,
Guardate, 14 euro. Questo giorno qua l'ho stressato proprio al massimo. Mi sono messo anche a guardare video su YouTube di tutto. Una giornata intera mi è durato 4 ore, con 4 ore 23 di schermo e 25 minuti di chiamate. Certe volte mi ha fatto anche di più. Sono rimasto veramente scolpito da questa durata di batteria. Sono molto contento. Poi andiamo a vedere. Sistema operativo: abbiamo Android 4.4.4 KitKat e sicuramente si aggiornerà a Lollipop. Adesso andiamo a vedere il display. Il display è un 4,6 pollici, un'unità HD 1280x720 IPS, davvero molto, molto definito. Abbiamo una densità di 319 punti per pollice. Come guardate, i pixel non si notano, non vengono percepiti dall'occhio umano. È molto bello, luminoso, non. Sotto la luce diretta del sole si vede veramente bene, il sensore della luminosità lavora benissimo, però una pecca che ho notato è che magari sotto la luce del sole, colpito dalla luce del sole, si vede la griglia del touchscreen, una cosa che, sai, può dar fastidio, ma neanche più di tanto. Andiamo a vedere alcune immagini di test che vi mostro questo display. Allora, iniziamo con i bianchi sono molto luminosi, tendono poco proprio di poco sull'azzurrino, ma sono dei buonissimi bianchi. I neri sono comunque ottimi, si parla di un IPS, si vedono un po', magari con stato di un po' un grigino, ma sono davvero ottimi, mi sono piaciuti. Vediamo la tabella dei colori, andiamo a vedere gli angoli di visuale. Gli angoli di visuale sono, come guardate, veramente ottimi. Guardiamo un po' i colori, i contrasti. Colori davvero ben bilanciati, come vedete, sono veramente belli. Mi ha stupito veramente questo display, mi piace molto. I contrasti sono molto molto buoni. Ok, adesso andiamo a parlare di parte telefonica. Parte telefonica, parliamo un po' di connettività. Abbiamo connettività Wi-Fi, ABGN AC, dual band, wifi hotspot, wifi direct, un Bluetooth 4.0 e la navigazione con un GPS gestito da GLONASS. Andiamo a effettuare una chiamata al 190 per sentire il volume dell'altoparlante. Volume in viva voce non è molto alto, è un po' scarsino, purtroppo funziona solo con il viva voce, la cassa messa in basso, non capisco come mai, però magari quando siamo in macchina, siamo in giro, c'è tanta gente, facciamo fatica a sentirlo il viva voce. In capsula l'audio è stupendo, buonissimo, la ricezione è da favola, non mi è mai capitato, non ho mai avuto problemi di ricezione con questo smartphone, sono davvero soddisfatto della parte telefonica. Per quanto riguarda la parte software, vi dicevo che abbiamo montato la versione di Android, andiamo a vedere, andiamo nelle info sul telefono, abbiamo la versione di Android 4.4.4 KitKat, vi dicevo che piano piano a breve si aggiornerà Lollipop. Abbiamo le impostazioni, sono le classiche di Sony, possiamo personalizzare la nostra interfaccia con dei vari temi o scaricarne altri dal Sony Select o dal Play Store, possiamo cambiare lo sfondo, blocca schermo, abbiamo dei movimenti per controllare l'Xperia. Tipo gestione smart call, che praticamente quando ci arriva una chiamata noi possiamo mettere il telefono all'orecchio e risponde automaticamente, molto comodo. Abbiamo impostazioni display, che abbiamo due tipi di formato del display per l'immagine, abbiamo l'X-Reality for Mobile e la modalità Super Vivid, che però questa fa risaltare i colori un po' troppo sparati, io preferisco la X-Reality che è molto buona. Poi abbiamo controllo contro luce smart, come quando stiamo a guardare il telefono non si spegne, attiva un controllo che non lo fa spegnere, come già abbiamo visto in altri terminali. Poi abbiamo tutte le impostazioni varie, la sincronizzazione, wifi, Bluetooth, le impostazioni classiche di Sony. Andiamo a vedere l'interfaccia. L'interfaccia è quella di Sony, che vi dico, è molto bella, cioè è molto carina, le icone sono tutte ottimizzate bene, abbiamo tutte le icone, queste qui dell'album, Walkman, Film, è molto fluida, non vi dico, non ha un lag, non ha niente, mi sono trovato veramente bene con questo smartphone, solo che una cosa, secondo me, che dovrebbe sistemare Sony, dovrebbe rinnovare un po' l'interfaccia, perché mi sembra un po' vecchio, già sono un po' di anni che ha sempre la stessa interfaccia, sempre le stesse icone, secondo me dovrebbe rinnovarla. Poi
Vi spiego un po' il funzionamento delle varie applicazioni che abbiamo in Sony. Con un pinch out andiamo a cambiare tutta l'interfaccia, possiamo aggiungere widget, applicazioni, sfondi, motivi, come dicevo prima, cambiare gli sfondi. Abbiamo come applicazione, qui nella tendina non abbiamo i toggle rapidi, abbiamo le notifiche, e o premendo qua su impostazioni rapide o con uno swipe verso destra andiamo a decidere tutti i quick toggle che possiamo mettere, possiamo sceglierli diversi, possiamo personalizzarlo noi, se no ne abbiamo molti da selezionare, ce li abbiamo solo qui, non abbiamo i quick toggle purtroppo, che comunque erano molto comodi. Andiamo a vedere un po' di applicazioni, troviamo applicazioni di Sony, troviamo allora Xperia Lounge, che è lo store di Xperia, abbiamo un navigatore della Garmin, l'X Navigation, abbiamo un antivirus AVG, Office Suite per leggere i file PDF, Word, Excel, tutti i tipi di documenti, abbiamo Track ID, che praticamente è un po' come Shazam, sente una canzone o una traccia di un film, qualcosa, ci dice cosa stiamo guardando, cosa stiamo ascoltando. Abbiamo Sony Select, che è lo store di Sony, delle news da Social Lights e What's New. E poi abbiamo Live Log, praticamente Live Log, se non lo conoscete ve lo spiego un attimo, è un'interfaccia che ci controlla tutto quello che facciamo nella nostra vita, ci conta i passi, conta le ore che dormiamo, conta quando andiamo in auto, conta tutto qua, ci dice anche tutte le foto che scattiamo, tutte le interazioni con i nostri amici, con messaggi, email, tutto, ci dice proprio tutto quello che facciamo col nostro smartphone nella vita di tutti i giorni. Poi troviamo PlayStation, che non vi avevo detto, questo dispositivo è predisposto per fare il mirroring con la PlayStation 4, una cosa davvero molto, molto utile, molto bella. Poi abbiamo la galleria dell'album, che è davvero molto ottimizzata, guardate, mi piace veramente tanto la galleria di Sony. Abbiamo la divisione per fotocamera e cartella, abbiamo il nostro cloud di Sony Play Memories per mettere le nostre immagini e tenerle sempre con noi. Abbiamo Walkman, l'applicazione Walkman per ascoltare la nostra musica, anche questa è molto ben ottimizzata, mi piace davvero tanto l'interfaccia di Sony. Solo, come vi ho detto, quello, se rinnoverebbe un attimino, secondo me sarebbe molto meglio. Poi, sempre guardando l'interfaccia, abbiamo il tasto del multitasking, dove abbiamo tutte le nostre applicazioni, il multitasking, possiamo attivare anche le famose mini app di Sony, sono applicazioni piccoline, fluttuanti, che, guardate, si mettono nello schermo piccoline, però sinceramente per questo tipo di schermo, che non è molto, molto grande, 4,6 pollici, non mi sono mai state così tanto utili. Poi abbiamo nelle impostazioni, sempre non vi ho fatto vedere visto che prima vi parlavo di batteria, abbiamo la gestione della batteria con due sistemi. Abbiamo la modalità che già conoscete, stamina, andiamo a cercarla un attimo. Abbiamo la modalità stamina, che è una funzione di risparmio energetico, ci toglie magari i dati, scegliamo noi quello che possiamo togliere per risparmiare energia, magari abbassare la luminosità dello schermo, tutte quelle cose. Poi abbiamo un'altra modalità, ultra stamina, che va proprio a diminuire veramente, cioè ad aumentare veramente tanto la durata della batteria, diminuendo i consumi internet, togliendo il wifi, il 3G, la navigazione, proprio in modo molto, molto cattivo, come diciamo, però ci aiuta magari nei momenti di cui abbiamo bisogno, magari se non abbiamo un caricabatterie portata di mano, è una cosa molto utile. Andiamo a vedere il dialer telefonico, che l'avete già visto prima quando ho fatto la chiamata, anche questo molto carino. Abbiamo una cosa da possiamo impostare la segreteria telefonica all'interno del nostro telefono, che è una cosa molto comoda. Abbiamo l'applicazione messaggi, andiamo a vedere la tastiera di Sony, che è davvero molto fluida, non mi dà mai un problema. Proviamo a scrivere un messaggio: ciao a tutti amici di Tech Tutorial. La tastiera, la funzionalità di tastiera swipe, abbiamo l'iconcina per le emoticons, una tastiera molto, molto fluida, abbiamo la correzione del testo automatica e tutte queste cose qui. Andiamo adesso, per ultimo, andiamo a vedere la navigazione web. Abbiamo come browser impostato, non abbiamo un browser di serie di Sony, abbiamo Google Chrome. Proviamo a vedere la navigazione. Non state a guardare la velocità di caricamento, perché il mio wifi ogni tanto dà un po' di problemi. Andiamo su techtutorial.it, aspettiamo il caricamento, ok, facciamo uno scrolling, la velocità è molto buona, aspettate che ci mette ancora un po' a caricare, oggi mi sta dando molti problemi,
La velocità di scarica è molto buona, possiamo fare un pinch to zoom, no, questo sito non me lo fa, andiamo su Repubblica, un sito pesante. Carichiamo, mettiamo in modalità desktop. Scusate, ma il nostro sito è nuovo, c'è ancora qualcosa da sistemare. Piano piano ne vedrete delle belle, state sintonizzati, seguiteci sempre. Ok, vediamo se si carica al massimo. Guardate intanto la renderizzazione. Andiamo a fare un pinch out, un pan, mi sembra molto fluido. Facciamo uno scrolling proprio dentro nel sito della Repubblica. Guardate, con Chrome mi sembra ben ottimizzato, guardate. Velocità di caricamento ottima. Andiamo a vedere una news. Anche qui rendering molto buono. Sì, guardate, nella navigazione con questo smartphone su Chrome non mi ha dato mai problemi. Una navigazione veramente ottima, piacevole anche da utilizzare. Ok, finita questa parte software, andiamo a vedere finalmente la fotocamera. Qua andiamo nell'applicazione fotocamera. La fotocamera, come vi ho già detto, è una 20,7 megapixel di Sony. Però abbiamo, in questa 20,7 megapixel abbiamo migliorato alcune cose. Ha cambiato le lenti con un grandangolo da 25 mm, ha migliorato, vi dico che già ha migliorato un po' l'immagine. Come sapete già, Sony ha avuto qualche problema magari con gli ultimi della serie Z, con le foto non venivano molto bene, non venivano da 20,7 megapixel, ci si aspettava di più. Queste sono migliorate, ma ancora secondo me c'è ancora qualcosa da fare. Andiamo a vedere l'interfaccia prima di tutto. Abbiamo un sacco di impostazioni su come scattare fotografie. Abbiamo l'automatico superiore che ci setta lui tutte le impostazioni per scattare una foto. Qui possiamo scattare solamente in 8 megapixel una fotografia. Qui abbiamo il manuale e qui possiamo scattare con tutte le modalità delle scene, con tutte le impostazioni di bilanciamento del bianco, l'esposizione, tutte le cose possiamo settarle noi tranquillamente, il flash. Però solo a 8 megapixel possiamo settare le scene, perché se andiamo a 15 o a 20 alla massima risoluzione non ce lo fa fare. Purtroppo secondo me è una scelta un po' ristretta questa scelta di far così. Anche in modalità automatica superiore ce la fa scattare per forza in 8 megapixel, sì, in 8 megapixel, quindi magari per tanti non è un problema spremere al massimo la fotocamera, sfruttarla alla massima della risoluzione, sarebbe una cosa bella. Non so perché Sony si ostina a fare questa opzione, questa modalità qui, però speriamo nel prossimo smartphone che la cambi, perché comunque anche mi piacerebbe scattare foto a 20,7 megapixel con tutte le impostazioni della scena, perché tante volte, come saprete, certe foto scattate a 8 vengono meglio di foto scattate a 20, perché l'automatico superiore ti regola tutti in automatico tutti i settaggi. Di solito comunque, come tanta gente, le scatto tutte in automatico. Ok, poi abbiamo altre impostazioni, poi andiamo avanti nella fotocamera. Prima vi faccio vedere tutte le altre impostazioni che possiamo fare, gli altri modi, la modalità di scatto, sound foto, il divertimento aereo, foto con il suono, divertimento aereo, possiamo giocare con degli oggetti nella realtà aumentata, più fotocamere, qui possiamo collegare più Xperia e possiamo scattare foto da più fotocamere dei nostri smartphone, l'importante è che siano Xperia Z3. Verso il volto possiamo fare praticamente uno scatto, andiamo a vedere, uno scatto tagliato, praticamente possiamo scegliere l'immagine, scusatemi, vedete, tagliata, una doppia foto possiamo fare. Poi andiamo avanti, ci sono una miriade di impostazioni, timesheet video, i video in 4K che dopo vi farò vedere, lo sfondo sfocato, effetto aereo da mettere tutti i dinosauri, oggetti per creare una realtà virtuale, effetti creativi per creare la foto, la foto panoramica, e possiamo anche scaricare altre applicazioni tramite Sony Select. Veramente sono tantissime le modalità di scatto, questo secondo me è il punto forte di questa fotocamera di Sony, molto molto piena di impostazioni, piena di modalità di scatto. Ok, adesso andiamo a provare a scattare una foto. Andiamo a prendere il nostro soggetto per guardare il tempo di scatto. Tasto fotocamera, tasto doppia corsa, veramente molto comodo. Andiamo a mettere a fuoco. Velocità di scatto molto alta, molto veloce. Proviamo a farne un'altra. Aspetta, usciamo che mi rimane la messa a fuoco. Ok, vediamo il tempo di messa a fuoco. Scatto molto molto veloce, poi possiamo
Sì. È molto veloce, possiamo fare lo scatto multiplo, abbiamo tantissime impostazioni, possiamo fare la foto in 16 noni, in 4 terzi, possiamo attivare l'autoscatto, la registrazione dei volti, abbiamo tutte le impostazioni per i video, che dopo andremo a vedere, abbiamo un sacco di impostazioni anche qui, però non possiamo magari impostare le scene perché ce le sceglie da solo. Ok, adesso andiamo a vedere un po' di foto scattate. Andiamo nella nostra cartella di foto. Intanto, innanzitutto, vediamo la nostra foto che ho scattata. L'immagine sembra molto ottima, anche lo zoom è buono. Anche qui, comunque, non c'è molta luce. A mio parere, la foto non l'ha fatta così male. Ogni tanto questa fotocamera è un po' strana, perché ogni tanto fai delle foto che magari sono facili da fare, ti escono male, ti escono sfocate, un po' di problemi di messa a fuoco, magari escono un po' rumorose, magari certe foto che sono difficili da fare ti escono fuori dei capolavori. Questo non me lo sono ancora spiegato, però adesso vi faccio vedere un po' di foto e mi direte voi. Le foto le ho scattate un po' da 20 megapixel e un po' da 8, per far vedere comunque la differenza non è molta, dall'automatico a 8 megapixel al manuale da 20, perché comunque il sensore è sempre da 20, solo che magari cambia un po', c'è un po' di più di risoluzione in quelle da 20. Guardate, questa è una macro, che questa è molto definita, questa qui l'ho fatta a 20, bene o male non cambia molto. Adesso ve ne faccio vedere un'altra, qui abbiamo una condizione di scarsa luminosità, la foto è venuta davvero ottima, la definizione si vede. Andiamo avanti, faccio vedere queste foto sono con gli effetti, effetto aereo, questa, effetto dinosauri, quello che potete mettere voi tutti i dinosauri, i mostri, quello che volete per, sai, fare un po' per giocare con gli amici, per personalizzare un po' le vostre foto. Andiamo avanti, questa è una foto in diurna, però abbiamo una condizione di controluce ed è davvero molto buona anche questa. Fa un po' di rumore magari nelle zone un po' buie. Se diciamo non era controluce, abbiamo una situazione d'ombra, scusatemi. Qua va a fare un po' di rumore. Gli angoli sono anche sugli angoli, soprattutto va a fare un po' di rumore. Qua l'abbiamo scattata da 20. È buona anche da 20. Questa è una macro sempre. Ora ve ne faccio vedere una che mi è piaciuta tantissimo, guardate, ve la faccio vedere a 20 megapixel, questa che ho scattato, guardate la risoluzione a quanto arriva, dove arriva. Arriva sulla scritta Citizen, qui comunque già si vede molto bene, torno indietro, guardate quanto era lontano e il sensore quanto mi ha catturato, quanta risoluzione è. È un buon sensore, solo che magari in certe volte escono foto non escono così tanto bene. Secondo me dovrebbe migliorare ancora qualcosina Sony in questo punto di vista. Comunque, bene o male, è una buona fotocamera. Gli do un 8-8,5 di notte. Ogni tanto, perché anche questa foto l'ho scattata in notturna, non c'era moltissima luce, però proprio mi è uscita veramente male. Certe foto sono brutte, certe foto sono stupende, proprio non c'è una via di mezzo. Ok, video, vi stavo parlando di video, i video comunque abbiamo tante modalità di video, i video in 4K, gira anche video in 4K e vi dico che non ha più problemi di una volta del Sony Z2 che surriscaldava e usciva dall'applicazione fotocamera, dico ho girato anche 4-5 minuti di video in 4K, non mi ha mai dato problemi, il tempo si surriscalda un pochino ma non ha mai problemi di uscita dalla fotocamera, niente di che. Comunque per vedere, se volete vedere i video di testa andate sulla nostra pagina e li potete vedere tutti. Qui vi faccio vedere una foto, quella con lo sfondo sfocato, per finire, e andiamo a vedere la parte audio. Andiamo nel lettore audio, ma prima vi faccio vedere un paio di video di test, per dirvi che questo telefono riproduce tutti i tipi di video, persino il 2K. Adesso vi faccio vedere un video di test in 2K, ma li riproduce veramente molto bene, li gira anche molto bene, ha una stabilizzazione ottima grazie all'opzione Steady Shot di Sony. I video vengono girati davvero molto bene, mi sono piaciuti, come vi stavo dicendo andate a vederli sulla pagina che sono molto belli. Anche un'altra opzione è quella per registrare lo schermo, anche quel video lo vedete sulla pagina, possiamo proprio registrare tutto quello che facciamo sul nostro schermo. E adesso andiamo subito a vedere il nostro video di test, andiamolo a cercare. Ok, eccoci qua, il video è in 2K, guardate come si vede bene.
Tanto sentite anche il suono. I colori sono davvero, davvero ottimi, sono molto reali, non sono sparati. Veramente un bello schermo, guardate. Per essere un HD è veramente un bello schermo, il video lo riproduce benissimo. Ottima, anche la parte video molto ottima. Ok, adesso andiamo nella parte audio, andiamo nel lettore Walkman di Sony, anche questo molto ben ottimizzato, possiamo equalizzare tutti i suoni. Adesso mi è successo, basta, si è bloccato il telefono, scusatemi. Andiamo a cercare nella nostra libreria se abbiamo trovato, eccoli qua. Andiamo a sentire la nostra musica di test. Quando ascoltiamo musica, tutte e due gli altoparlanti vanno, non come quando siamo in viva voce. Volume. Il volume, il suono è molto buono, davvero molto buono, i bassi sono riprodotti bene, si sente che comunque è un lettore Sony. Però il volume, anche avendo due casse, lo sento ancora molto basso, cioè non è molto alto, purtroppo si sente un pochino chiuso, magari anche per l'impermeabilità che porta, si sente un pochino chiuso come volume, non è dei migliori. Avendo due casse mi aspettavo di più, però bene o male può andare, dai, il suono è molto buono. Ok, andiamo a vedere la parte ludica, apriamo come sempre il nostro Asphalt 8 e proviamo a fare una partita. Vedete intanto la velocità di caricamento per vedere il processore come lavora nella scheda video. Ok, andiamo. Questo non mi interessa. Ok, eccoci qua. Partiamo. Vediamo i tempi di caricamento. Sì, dai, diciamo che fa bene il suo lavoro. Si parte. Ha qualche leggerissima perdita di frame, però comunque il gioco va in risoluzione massima, la velocità è molto buona, la GPU vedo che lavora molto bene. Sì, qualche piccolo scattino, ma è ottimo, dovremmo essere proprio puntigliosi per dirlo. Anche la parte gaming è davvero promossa a pieni voti. Ok, chiudiamo tutto e andiamo alle conclusioni. Sony Xperia Z3 Compact viene venduto a un prezzo nei negozi di 499 euro, ma però sugli store online adesso come adesso possiamo trovarlo tranquillamente intorno alle 400 euro, un prezzo davvero ottimo per un device di questa categoria, che risulta un top di gamma a tutti gli effetti in dimensioni contenute. Un top di gamma davvero in tutti i punti molto buono, mi ha convinto fino in fondo. Deve solo magari affinare qualcosa, migliorare qualcosina Sony, tipo ancora la fotocamera, magari l'interfaccia rinnovata, ma queste sono sottigliezze. Questo telefono mi ha veramente convinto. Se trovate voi difetti, ditemelo, perché io sinceramente non ne ho trovati. Voglio fare veramente dei complimenti a Sony per questo smartphone. Grazie di tutto, e per oggi è tutto ragazzi, vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividete come vi dico sempre, fate vedere il nostro canale, il sito dei vostri amici e seguiteci sempre. Grazie mille a tutti, un saluto da Cristian Colombo per TechTutorial.it.